Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crostata al cacao con crema al cioccolato bianco. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, cacao amaro, burro, zucchero semolato, uova, vanillina, sale e una dose di crema al cioccolato bianco. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero. E lo facciamo polverizzare in 10 secondi a velocità 10. Finiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro. Le uova, il cacao, la farina, la vanillina e il pizzico di sale. Azioniamo il bimby per 50 secondi. A velocità 5. Avvolgiamo la frolla nella pellicola trasparente e riponiamola in frigo per almeno un'ora. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la frolla, adesso ne rimuoveremo una parte che ci servirà per fare la parte superiore della crostata. Stendiamo il resto della frolla tra due fogli di carta da forno. Una volta stesa, trasferiamo la frolla in uno stampo per crostate del diametro da 28 cm. Schiacciamo bene sui bordi e rimuoviamo la frolla in eccesso. Con i rebbi di una forchetta bocherelliamo bene il fondo. Versiamo la crema al cioccolato bianco. Con l'aiuto di una spatola livelliamo bene. Mettiamo momentaneamente da parte, stendiamo il resto della frolla e formiamo le strisce che posizioneremo sopra la crema, oppure utilizzare una griglia per crostate. Posizioniamolo in congelatore per 15 minuti. Abbiamo ripreso la griglia dal congelatore, adesso la gireremo sopra la crostata. Rimuoviamo i bordi in eccesso e spennelliamo con un pennellino in silicone e dell'acqua per rimuovere la farina. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 40 minuti circa. La crostata è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Crostata al cacao con crema al cioccolato bianco. Grazie e alla prossima ricetta!